Allora, buonasera a tutti di nuovo. Io credo che. Sì, aspettiamo il presidente Zingaretti. Come? Vieni Nicola. Fatemi venire Zingaretti. Quello che è accaduto è francamente di enorme, un evento di impatto enorme sul territorio che collega diverse regioni, ma paradossalmente ha colpito in modo particolare tre comuni, pur essendo un terremoto che è stato sentito, come tutti sapete, in larga parte del territorio nazionale. Le vittime sono soprattutto concentrate in tre comuni. Ci sono almeno 120 vite spezzate al momento. Ed è un bilancio che non è definitivo. Dunque, oggi noi piangiamo innanzitutto. Pensate al dolore di chi improvvisamente, nell'arco di qualche istante, si trova a perdere un figlio, si trova a perdere un genitore, famiglie divise dal destino in modo per molti aspetti assurdo, ma che segnerà per tutta la vita loro. Quindi, prima di ragionare di cifre, il bilancio, la contabilità dei morti, tutti noi con il cuore gonfio di lacrime vogliamo ricordare che sono delle storie, delle famiglie, delle persone, delle donne, degli uomini, degli esseri umani. Il primo sentimento è dunque quello di commozione, di dolore e di emozione profonda. Ed è un sentimento che sta attraversando tutto il paese, dal nord al sud, senza alcun riguardo alle idee, al colore, politico, alle idee personali. C'è un'Italia che è profondamente solidale con gli abitanti di questo territorio. E tutti insieme però stiamo vedendo arrivare non soltanto le colonne mobili delle organizzazioni istituzionali, della protezione civile, dei vigili del fuoco, dell'esercito, di tutte le strutture che da stanotte, dalle 3:37 di stanotte, stanno lavorando in modo straordinario. A tutti loro, a tutti e ciascuno va il nostro abbraccio e la nostra gratitudine ed è stato bello poter abbracciare qualcuno di loro oggi a Amatrice. Ma accanto a queste colonne mobili c'è una colonna mobile di volontari, di associazioni, di persone che stanno con il tam-tam personale tramite gli SMS, tramite l'investimento delle associazioni di volontariato, delle realtà del terzo settore, in alcuni casi arrivando qui a dare una mano e a dare un aiuto concreto, in altri organizzando centri di raccolta, recuperando tutto ciò che può servire per una emergenza che è immediata, ma che avrà purtroppo un lungo periodo di gestione e di gestazione. Dunque dovremmo essere tutti all'altezza di questa sfida, ma contemporaneamente quanto è bello vedere nel momento del dolore più atroce l'Italia che si stringe in un abbraccio affettuoso. Una famiglia che è colpita, ma che non si ferma. Credo che questo sia ciò che è avvenuto. I feriti e i malati che sono stati portati via da Amatrice e Accumoli, quindi dai due comuni laziali, sono da questa mattina 368, mi diceva il Presidente della Regione, con gli elicotteri, con le autoambulanze. C'è un problema legato al riconoscimento delle salme. In queste ore stiamo lavorando con i principali centri ospedalieri romani, del Lazio e soprattutto di Roma, con una straordinaria cooperazione e collaborazione. Stiamo anche approntando, anzi già stanno lavorando da stamani mattina, il team di psicologi che dovranno aiutare le famiglie in questa fase così difficile. Nella zona colpita delle Marche, nella zona della provincia di Ascoli Piceno, di Arquata, di Pescara, del Tronto, che abbiamo potuto sorvolare, che abbiamo visto, lo dico alla vicepresidente, che peraltro era qua proprio in questa notte, era in qualche giorno di riposo esattamente in questa zona, che abbiamo potuto sorvolare, che è veramente distrutta. Al momento le vittime sono
34 stanno nel computo di 120 che vi ho fatto prima, e la regione insieme alla prefettura sta lavorando insieme alla struttura di Ascoli Piceno per garantire il riconoscimento delle vittime e tutto il tipo di assistenza possibile alle famiglie. Naturalmente c'è poi questo è il punto fondamentale, poi c'è un grande tema che riguarda la ricostruzione, che è senz'altro prematuro nella discussione, adesso dobbiamo asciugarci le lacrime, però tutti noi sappiamo perfettamente che la credibilità e l'onore di tutti noi starà nel garantire una ricostruzione vera che consentirà agli abitanti di queste comunità di vivere le comunità, di non distruggerle, di ripartire da questi borghi che sono così belli e che hanno un passato talmente meraviglioso che non può finire qui e che quindi hanno necessità di immaginare un futuro. Domani si riunirà il Consiglio dei Ministri, domani prenderemo i primi provvedimenti insieme alla Protezione Civile, insieme al Ministro Del Rio. I primi provvedimenti saranno già immediati nella giornata di domani, ma credo che sarà necessario soprattutto un lavoro molto serio, continuo, costante, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e che questa visita del governo di oggi sarà la prima di una lunga serie di visite su questo territorio, perché quello che è fondamentale è dare certezza dei tempi della ricostruzione e possibilità di futuro a dei territori che sono stati punti di riferimento nel passato per la loro bellezza e per la qualità delle dimensioni, delle relazioni umane e della dimensione umana che questi territori esprimono e che noi vogliamo continuino a esprimere. Credo che sotto questo profilo lo spirito di solidarietà e di condivisione dell'Italia tutta intera, tutta insieme, che stiamo avvertendo in queste ore, vada preservato. Tutti noi dobbiamo fare uno sforzo perché questo sentimento di solidarietà e di commozione si traduca in gesti concreti e si traduca in un abbraccio solidale a delle persone che oggi vivono l'ora più drammatica della loro esistenza, ma lo fanno, lasciatemelo dire, ho parlato con alcuni di loro ad Amatrice, con una dignità che ci rende orgogliosi di essere italiani. Se ci sono delle questioni aperte le prendiamo, se ci sono delle domande, altrimenti vi lasciamo al vostro lavoro. Sì, questo è soltanto il primo dei gesti concreti che dovremo fare. Io stesso credo che dovremo mostrare la stessa determinazione che in altre zone d'Italia è stata mostrata. Voi sapete che i terremoti purtroppo hanno nel nostro paese una caratteristica di aver colpito praticamente tutto il paese, ma che alcune regioni hanno saputo gestire ed altri meno. In Emilia-Romagna ciò che è accaduto negli ultimi mesi, negli ultimi anni, dimostra che c'è una straordinaria forza di reazione, c'è stata, e non è un caso che arrivino dalla regione Emilia-Romagna, dai territori di Modena, dai territori colpiti dal terremoto, stiano arrivando moltissime disponibilità all'aiuto, come accade quasi sempre, nonostante che siano già trascorsi 40 anni dal Friuli Venezia Giulia. In Abruzzo purtroppo si sono persi degli anni all'inizio, nel periodo immediatamente successivo al 2009, che poi diciamo Abruzzo, ma siamo a qualche chilometro da qui, siamo veramente vicini. Se guardate da Amatrice all'Aquila, la distanza in linea d'aria è davvero ridotta. Eppure negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione con investimenti per oltre 1 miliardo di euro e con delle procedure che hanno finalmente permesso di mettere in moto i cantieri. Ci sono, Graziano correggimi se sbaglio, 93 cantieri aperti in questo momento nel solo centro storico dell'Aquila, però lì si sono persi i primi anni e si è iniziato a lavorare in modo molto serio soltanto nell'ultimo periodo, nonostante la grande passione e dedizione degli amministratori locali e regionali. Dunque
Ci sono modelli e modelli. Quando arriverà il momento di discutere della ricostruzione, che per noi è già oggi, naturalmente dovremo mostrare tutta la nostra determinazione e capacità. Però mi permetta, questo è un momento in cui possiamo discutere di ricostruzione perché è giusto farlo, perché tutti vogliono che ci sia una risposta forte da parte delle istituzioni e noi mettiamo il nostro onore nel dare una risposta di questo genere. Ma è un momento nel quale ci sono 120 nostri connazionali che hanno perso la vita nel modo più atroce e umanamente incomprensibile per una calamità naturale. E queste 120 persone non sono 120 figurine, sono 120 storie che in particolar modo gli abitanti di quei territori, poi ci sono anche dei turisti che erano lì perché sono piccoli paesi ma che in questo periodo sono pieni di presenze turistiche e che quindi come tali oggi vivono un dolore senza fine. Quindi io direi, se siete d'accordo, che tutti gli aspetti tecnici legati alla ricostruzione li affronteremo già a partire da domani nella conferenza stampa del dopo Consiglio dei Ministri e comunque personalmente insieme al Ministro delle Infrastrutture, insieme al Capo della Protezione Civile, insieme al Presidente della Regione Lazio, alla Vicepresidente della Regione Marche, a tutti gli altri amici e colleghi. Voglio ricordare, perché stanotte ci siamo sentiti anche con loro, la Presidente della Regione Umbria, ci sono comunque delle lesioni in Umbria, il Presidente della Regione Abruzzo che si è fatto vivo credo tra i primissimi per dare una mano, c'è una sensibilità molto forte e lo apprezziamo davvero tanto. Anche oggi abbiamo incontrato dei volontari dell'Aquila appena arrivati ad Amatrice, dei volontari delle associazioni di volontariato dell'Aquila. Bene, tutta questa parte però, se siete d'accordo, la rinviamo a domani. Da domani, per i prossimi mesi, noi saremo operativi su questo. Ora è anche il momento in cui si possa far scendere qualche lacrima per chi crede, è il momento della preghiera, per chi non crede, è il momento del rispetto e del dolore per tutti gli italiani, è il momento della commozione più forte, più grande, perché noi siamo un paese che si divide spesso su tutto, siamo bravi a litigare, siamo bravi a fare polemiche, ma di fronte al dolore l'Italia mostra il volto più bello. Io credo che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi e ragazze dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito, delle strutture della Protezione Civile, che sono dalle quattro lì e quando gli stringi le mani ti dicono: stiamo facendo il nostro lavoro, Presidente, stiamo soltanto facendo il nostro lavoro, magari perché dopo 12 ore si scusano perché stanno mangiando un panino in una pausa, ma hanno scritto delle pagine di solidarietà bellissime e commoventi. Ecco, noi siamo anche questo, l'Italia è anche questo, abbiamo consapevolezza di questo e nel dolore manteniamo un minimo di orgoglio per ciò che l'Italia è. Presidente, lei ha parlato di 120 vittime, noi siamo stati alla Matrice, poi all'ospedale anche di ieri, abbiamo incontrato diverse persone che cercano dei parenti che sono stati estratti, non si sa dove sono. Allora, c'è il timore che queste 120 vittime siano una piccola parte, purtroppo? Definire è sempre difficile, fare un ragionamento sui numeri. Oggi quante persone sono ancora sotto la luce? Mi perdoni, non è una cosa semplice riuscire a intervenire in una realtà nella quale non ci sono i 2736 abitanti di Amatrice, perché se fosse ottobre ci sarebbe una possibilità decisamente diversa di fare il computo anche delle vittime. Noi siamo in un periodo in cui quei comuni vanno più o meno moltiplicati per 10 in termini di presenza rispetto ai residenti ufficiali. Quindi è evidente che il computo delle vittime è un computo che, per quello che ci riguarda, potrebbe crescere, ma noi abbiamo una responsabilità, che è quella di dare il numero che al momento, a 10 minuti fa, è il numero delle persone, delle salme che sono state estratte e che sono in via di identificazione. Dunque è possibile che il numero cresca, non lo definirei una piccola parte, nel senso che è molto difficile adesso mettersi a fare valutazioni senza una minima certezza. Al momento ci sono 120 vittime, 120 salme che sono state individuate, 34 nel versante marchigiano,
86 nel versante laziale. È possibile che questo numero cresca e comunque sarete informati minuto dopo minuto della situazione. Quello che dicevo rispetto al lavoro che sta svolgendo egregiamente la Regione Lazio sulla identificazione delle vittime e anche sul sostegno psicologico alle famiglie è che la questione non riguarda soltanto Amatrice e Accumoli, ma riguarderà ragionevolmente gli ospedali e le strutture di Roma e più in generale di tutta la regione. Fatemi ringraziare il sindaco di Rieti, dov'è? C'è qui con noi, eccolo qua il sindaco di Rieti, voglio ringraziarlo insieme a tutti perché la comunità di Rieti, come pure la comunità di Ascoli Piceno e le altre, si è messa immediatamente all'opera. Ci sono già 500 posti letto che attraverso il contributo di tutti, della prefettura, dell'esercito, delle strutture, sono già stati liberati. Naturalmente poi, come succede in questi casi, c'è sempre il desiderio da parte delle famiglie, molto umano, di poter stare vicino al paese, ma già adesso ci sono 500 posti letto che sono stati immediatamente liberati per i cittadini di Amatrice, o comunque per le persone, penso a quelli che sono arrivati in ospedale, che sono stati dismessi. Insomma, la macchina dei soccorsi si è mossa immediatamente e il cuore grande dell'Italia sta rispondendo. Noi sappiamo che c'è adesso bisogno, parte una sfida contro noi stessi per la credibilità di tutte le istituzioni per dare una risposta concreta a questa tragedia. Ma contemporaneamente c'è anche bisogno oggi, ripeto, di avere innanzitutto il rispetto che si deve al dolore delle persone. Prego. Guardi, io ho molto rispetto per le valutazioni di tutti in questo momento. Stiamo parlando di realtà medievali che sono realtà straordinariamente belle e affascinanti e sono realtà che naturalmente sono realtà che rischiano di più nei momenti di sisma. Eviterei adesso di aprire una discussione sul tema delle gestione di una calamità naturale come un terremoto che è più o meno, come intensità, Curcio mi corregga se sbaglio, lo stesso dell'Aquila, 6.0 è ufficiale. E quindi con 4 km, quant'era la profondità? Con 4 km di profondità. Ciascuno faccia le valutazioni che vuole, chi vuole può fare naturalmente tutte le polemiche come è naturale. Di fronte a un grave terremoto, penso che sia abbastanza, che accade peraltro in tutto, come accade in tutto il mondo, la prima cosa da fare è sicuramente creare le condizioni perché si possa ricostruire in clima di sicurezza, si possa affrontare tutte le priorità, come del resto stiamo facendo, non soltanto in questo territorio, ma trovo anche che aprire una discussione polemica quando c'è un terremoto 6.0 non abbia davvero alcun significato, per cui ora è il momento delle lacrime, da domani parte il percorso di ricostruzione. Vorrei ringraziare tutte e tutti voi, tutti gli operatori della stampa. Da stanotte noi, io sono stato svegliato qualche minuto dopo, come era ovvio, alle 3.45, quindi era appena accaduto, e ho potuto vedere la grande professionalità di tante donne e uomini della stampa, dell'informazione, che hanno dato il massimo per cercare di offrire un aiuto. In questi casi il vostro lavoro è doppiamente prezioso, per cui a tutti e ciascuno anche di voi la gratitudine per aver svolto un servizio che per molti aspetti è un servizio pubblico. Quindi grazie di cuore. Adesso le lacrime, adesso la commozione, ma anche il desiderio profondo di mettersi a lavorare. E da domani in Consiglio dei Ministri le prime misure. Grazie di nuovo a tutti coloro che hanno permesso di avere una reazione di questo genere.